Cari compagni, a novembre si terrà alla Lamezia Terme il congresso dell'associazione Certi Diritti, che all'interno delle realtà radicali porta avanti la lotta per i diritti degli omosessuali, di tutti gli omosessuali, e soprattutto della vera emancipazione di tutti gli omosessuali, e qui aggiungo anche di coloro i quali non si dicono tali nemmeno di fronte allo specchio più privato del proprio appartamento. La situazione nostra nella Repubblica Italiana è equiparabile alla situazione degli ebrei italiani dopo l'istituzione delle leggi razzistiche. La conseguenza di quelle leggi è stata la deportazione, l'alienazione dei singoli ebrei, eliminati dalle scuole, dalle professioni, dall'università, dalla politica, e per finire gettati nei carri bestiame con destinazione campi di concentramento. Ecco, noi siamo i nuovi ebrei. Il nostro campo di concentramento non è sul tipo di Auschwitz, è un campo di concentramento morale, culturale, politico, di diritti. E questa realtà non è entrata e non sta entrando nel cervello del singolo omosessuale, che afferma e va sventolando la falsa libertà che ci viene concessa nella Repubblica Italiana, sotto la terminazione che siamo non accettati, ma siamo, come dire, considerati un po' meno peggio di una volta, non mi viene la parola esatta, ma credo che mi abbiate capito. Ma le cose concesse possono essere levate dalla sera alla mattina. Io invece sono nell'ottica e sulla via di Martin Luther King, che parlava di negri e parlava di un unico autobus, di un'unica scuola, ai quali ogni cittadino statunitense aveva il diritto di partecipare senza nessuna apartheid. E per parlare di apartheid c'è l'esempio del Sudafrica, di Nelson Mandela, di Desmond Tutu, che nella Costituzione nuova riconosce l'identità, la realtà omosessuale e del matrimonio, che secondo me è errato chiamare matrimonio omosessuale, ma dovrebbe essere inteso col termine matrimonio unisessuato, perché una coppia omosessuale può sposarsi se è costituita da un uomo e da una donna, da un gay, come si usa oggi, e da una lesbica. E se sono fertili possono figliare, perché essere omosessuale o essere lesbica non significa avere l'incapacità tecnica al congiungimento eterosessuale. Questo deve essere chiaro al singolo omosessuale, il quale è stanco di questa apartheid, è stanco di questa censura, è stanco di questo annientamento antropologico che oggi nella Repubblica Italiana è più vivo e forte di 40 anni fa, quando nacque il fuori. A quell'epoca
Noi avevamo solo uno slogan fuori dai cessi nelle piazze. Quindi faccio un appello stringente, accorato, a ogni omosessuale, maschio o e femmina, a partecipare attivamente al futuro congresso di certi diritti che si terrà a Lamezia Termine nel weekend o fine settimana del 21 novembre prossimo. Venite tutti, viva viva l'emancipazione di tutti gli omosessuali.